Decimo appuntamento con un caffè fuori campo direttamente dal Dama 3 come tutte le settimane. Iniziamo questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento parlando come di consueto del Cuneo, ma in una maniera un po' particolare, perché dopo la sconfitta casalinga contro il Monza, la società ha deciso diciamo di attuare un semi silenzio stampa, ha parlato solo l'allenatore dopo la partita, i giocatori non hanno potuto parlare e non dovrebbero parlare nel corso di questa settimana, almeno fino al derby con il Bra. Ovviamente speriamo che questo silenzio stampa sia poi rigorosamente effettuato da tutti, anche con giornali magari un po' più d'alta leva. E quindi, siccome non abbiamo giocatori a disposizione, il mister l'abbiamo già sentito domenica, parliamo della partita e dei risvolti di questa partita con un gruppo di tifosi, vecchie conoscenze di questa trasmissione, perché già l'anno scorso ci hanno fatto il piacere di parlare insieme a noi, perché al termine della partita mister Sottil è stato protagonista di un faccia a faccia con un piccolo gruppo di supporters all'esterno dello stadio, prima contestazione stagionale e un pubblico che si è praticamente spaccato in due, pro e contro l'allenatore. Quindi oggi ne parleremo e vedremo un po' come potrà finire questa faccenda. Allora, siamo con Bruno, che avete già conosciuto l'anno scorso, Uccio e Chiara. Cominciamo a parlare della partita, poi vediamo i risvolti e la contestazione successiva. Inizio shock come sempre, due gol presi in 9 minuti, poi una bella reazione, poi l'ennesimo errore difensivo, l'ennesima dormita, una punizione regalata, 3-2 a fine primo tempo e partita poi non risolta nella ripresa. Chi vuole commentare, dire la propria per prima? Beh, tanto Bruno ormai sei un abitué. Sì, hai detto tutto te, è stata veramente, diciamo che è una continuazione più o meno, perché il solito errore, perché abbiamo recuperato una partita sul 2-0, 2-2 ed eravamo speranzosi che nel secondo tempo magari si potesse anche provare a fare il colpaccio. Invece questo errore è veramente da terza categoria, neanche CSI, non so, veramente una cosa allucinante. Ci ha tagliato le gambe, secondo tempo non hanno giocato, diciamo che c'è stato poco, ecco. Che dire, sono i soliti errori difensivi, che il pallone si deve anche buttare via ogni tanto, non capisco perché bisogna sempre fare delle cose strane, alla fine non si riesce. C'è poco da dire, sono errori, speriamo che siano errori di gioventù, ma che finiscano in fretta, cioè da domenica non ci siano proprio più. Ecco, questi errori difensivi, una costante di questo inizio di campionato, anche domenica un lancio lungo sul quale la difesa si è fatta trovare impreparata. Per voi tifosi, anche quelli che seguono magari le trasferte, comincia a essere un po' fastidiosa questa situazione, adesso non so voi cosa ne pensate in particolare. Ma domenica sì, abbiamo preso, mio padre, il solito gol che prende il Cuneo su infilata centrale, ma credo che mister Sottil saprà metterci una pezza, perché credo che il 90% dei gol che prende il Cuneo li ha preso in questo modo. Forse è un fatto tattico, ma lui ne saprà più di me, giocando solo con due mediani, magari domenica Fannucchi non c'è, giocherà con tre, secondo me inizia a risolverlo. Sì, ecco, anche il fattore tattico è un fattore del quale si è parlato, perché questo schieramento offensivo ha portato frutti solo con la Pergolettese, che era una squadra comunque in un momento particolare, Tacchinardi si era appena dimesso, quindi una partita comunque particolare. Poi nelle altre due pareggi, due sconfitte, la Coppa fa un po' testo a sé, perché comunque sono state delle partite in cui hanno giocato soprattutto i giovani. Nelle ultime partite, soprattutto domenica, dove praticamente l'unico centrocampista centrale di ruolo era Falasca, perché Palazzolo comunque è un giocatore un po' più anche offensivo in inserimento, qualche fatica in più c'è stata, anche se poi alla fine gli errori sono stati errori singoli. Quindi tu come la vedi, Chiara, che ti piace sempre commentare a riguardo? Domenica mancavano anche Cristiani Amlili a centrocampo e quello ha fatto.
Comunque preferisco il gioco di Sottil molto più offensivo rispetto al gioco dell'anno scorso, che era molto più noioso anche da vedere. Quindi gioco orchestrato da Ezio Rossi, il mio grande amico. Aspettiamo, servono due centrali difensivi. Il fratello di Cristini è forte, a parer mio. Domenica stava male, quindi aspettiamo. Più gli assenti. Beh, Cristini comunque è forte. Amlili ha dimostrato di essere forte. Ci sta. Poi il Monza è una bella squadra. Cioè, non è che abbiamo giocato contro l'ultima in classifica, sono primi. Abbiamo visto che hai anche, ne hai approfittato comunque per fare la foto con Antonino Asta, che granata doc, quindi ci può anche stare. Tornando invece a cosa non ci può stare, a mio avviso è questa continuo disprezzo tra virgolette del Paschero, nel senso che non si riesce a vincere il Paschero, e un circolo vizioso, perché meno vince il Paschero, meno gente viene a vedere, meno pubblico porti, meno tutto. Adesso va bene che non si può sempre vincere, e chiaramente è anche logico, seppur con la squadra che c'è quest'anno sarebbe anche auspicabile vincere di più. Però da cosa secondo voi è determinata questa incapacità, tra virgolette, di vincere fra le mura amiche? Perché il tifoso del Cuneo, come ho detto ieri scherzando in editoriale, converrebbe fare l'abbonamento in trasferta. Ma non è una squadra che non gioca a calcio. Secondo me gioca anche un ottimo calcio il Cuneo. Non... Forse perché in casa, già come l'anno scorso, noi dobbiamo fare più gioco. Forse siamo una squadra che ha ancora qualcosina dell'anno scorso, noi ci piace giocare di rimessa. Forse in casa sei costretto a fare più gioco. Giocando con un doppio mediano, rimani scoperto dietro, in mezzo non siamo dei fenomeni e prendiamo i gol. Ma secondo me Sottil è un bel calcio da vedere, il calcio di Sottil. Cioè, preferisco giocare con 4-3-quartisti una punta che con un 5-4-1. No, perlomeno vedo 5 gol. E in questa fase della stagione posso anche perderla e mi sta bene. Non contesto un mister che ha la sua idea di calcio e la porta avanti. Almeno un bel calcio. Non è il solito catenaccio da 1-1 in play out, e in casa gioco con 74 difensori. Quindi avanti Sottil. Ogni riferimento pare puramente casuale a persone o cose venute qui e apparse in provincia di Cuneo. Chi lo sa? Boh, vabbè. Abbiamo aperto qualcosa. Parlando, sì, vero, il gioco di Sottile è molto spettacolare, ti dà da che vedere, però è chiaro che anche Zeman fa un bel calcio di per sé, che tutti corrono e vincono, però poi alla fine il succo deve esserci il risultato, almeno nella maggior parte dei casi. Appunto. Attualmente centrale di difesa Andrea Cristini, Mucciante. Poi c'è anche Antonelli, si alternano. Antonelli e Mucciante adesso sono un po' centro della critica, perché prendono gol su palla lunga, ma ricordiamoci che questi giocatori hanno vinto arrivano da due campionati vinti in C2. Quindi sì, tutti e due hanno vinto in C2 la rispettiva stagione scorsa. Quindi chiaramente potrebbe, secondo te, visto che parlavi di mediani, essere un po' un problema riguardante la schermatura davanti alla difesa? Perché io non credo che questi qua si siano rincitrulliti da un momento all'altro. Cioè, se erano bravi l'anno scorso, nelle partite che sono state vinte hanno dimostrato di essere comunque molto bravi. C'è qualcosa che a questo punto li costringe ad avere dei momenti di defiance? Secondo me sì, perché giocando, lui gioca con un 4-2-3-1, se non con un 4-1-4-1, per me non sono un tecnico, però soltanto due a metà campo non hai copertura sufficiente, anche perché sono due che tendono ad impostarlo il gioco, non a romperlo. Io sono convinto che domenica Fannucchi non c'è, secondo me giocherà con un centrocampo a tre, perché deve dare una sistemata, non lo puoi fare con il mercato ora, lo devi fare con la tattica. Poi se domenica per me lui rigioca di nuovo con due mediani, tre quartisti e una punta, a me va benissimo.
perché siamo in una fase di campionato che lui, te l'ho detto, ha la sua idea, è giusto che la porti avanti. Se da qua altre 3 o 4 continua a dire che non va, cambia. Sottil non è scemo, cioè lo capirà anche lui. Ecco, più in generale, delusi? Era nelle aspettative una posizione del genere all'inizio campionato o cosa? Perché comunque si era iniziato un po', diciamo, in sordina nei giudizi, perché la squadra era totalmente nuova, quindi bisognava anche capire il valore dei giocatori. Poi i primi risultati buoni, si parlava già di un campionato ai vertici, adesso un ritorno graduale sulla terra, quindi difficile anche capire le potenzialità, perché sembrano esserci, però in questo momento non si vedono. Quindi secondo voi qual è la vera forza della squadra? Quella vista nelle ultime partite con 2 pareggi, 2 sconfitte e 1 vittoria in Coppa Italia, o quella di inizio stagione che aveva fatto comunque abbastanza bene? Beh, questa è una bella domanda, magari solo il tempo ci dirà sicuramente. Però diciamo che ultimamente stiamo un po' andando indietro per andare avanti, è quello che preoccupa un attimino. Poi sapete che nel 2013 abbiamo vinto una partita in tutto il campionato, va bene che riguarda anche l'altro l'anno scorso, però è un po' pochino. Poi abbiamo vinto anche 1-0, una in un modo anche un po' fortunoso, diciamo, che il rigore parato dal portiere. Comunque bisogna dare in qualche giornata di vedere un po' questi giovani, perché sono tutti giovani, che se riescono a... perché gli errori secondo me sono dati anche un po' dalla gioventù e dall'inesperienza. Questo sta un allenatore a cercare di dare tranquillità all'ambiente e piano piano a uscirne, perché qui bisogna uscirne presto, perché come sapete solo le prime 7-8 si salvano, le altre scendono, perciò non c'è tempo molto da perdere, ecco, bisogna subito mettersi in carreggiata e cercare di passare i problemi che ci sono, di bypassarli, ecco. Allora, dopo questo preambolo passiamo ai temi un po' più caldi. La contestazione a Sottil, allora, da quello che ho capito, voi siete fondamentalmente a favore dell'allenatore, o comunque gli date ancora il tempo di lavorare, anche te Bruno, che comunque eri lì in zona e te la ridevi anche abbastanza amabilmente. Allora, secondo voi esagerato una contestazione a questo inizio del campionato con questi toni? Lui, secondo voi, come Artico hanno fatto male ad andare ad affrontare i tifosi? Perché all'inizio hanno provato a spiegare, poi dopo però le cose si sono un po' surriscaldate e sono andati via per evitare di peggiorare la situazione. Vostro punto di vista, di tutti e tre ovviamente, perché penso che abbiate visioni anche diverse. Ma sì, sicuramente esagerata, perché mi sembra ancora il caso di andare a contestare così. Come dicevo prima, una vittoria in tutto il 2013 certo non è una cosa positiva. Poi pian piano la gente stava cominciando ad andare allo stadio, se diamo sempre di queste sconfitte, queste cose, la gente piano piano, anzi a pur di venire, se ne va via. È stata esagerata, ma erano 3 persone, adesso non so se voi, io ero sul posto, ho visto 3 persone che hanno contestato, non 30, non 300, non 3.000, 3. Perché ciò, questi magari la prossima domenica saranno contenti perché vinceremo il derby, ma no. Quindi 3 persone più la massa dietro di curiosi esclusivamente, perché comunque poi un piccolo capannello si è formato. Quindi... Ma quelli che ci sono sempre tutte le domeniche dopo che aspettano i giocatori, no? Anche c'era, però erano i caldi, erano 3. Ha avuto un momento di così. Poi hanno parlato anche molto con Artico dopo, che è andato via molto tardi. Io qualcosa penso che si saranno un po' chiariti, però non bisogna dare la colpa secondo me a nessuno in particolare, bisogna stare compatti e dare la possibilità di uscirne, ma io credo, spero che usciremo presto, ecco. Sì, tra l'altro abbiamo anche provato a contattare alcuni di quelli che sono stati tanto definiti esercitati da un noto quotidiano piemontese, e però la delusione era troppa, quindi hanno detto preferiamo di no per questa volta, qualcuno si è dato in mutua, quindi diciamo che c'è stato un fuggi generale. La Vasco si è schierata a favore dell'allenatore, quindi vogliamo un po' chiarire quella che la vostra posizione, e se pensate che questa fiducia sia comunque a tempo o incondizionata per il tipo di persona anche che è Sottil, magari che è un tipo di carattere che vi piace comunque come allenatore. Ma cioè, 9 giornate, 13 squadre in 7 punti, ne vinci 2,
sei secondo o terzo. Contestazione, secondo me, in questo momento è fine a se stessa, cioè non ha nessun senso. Per di più che porta appunto questo calcio nuovo, lasciatelo fare. Cioè, siamo tutti lì, sarà un campionato che fino alla fine sarà così. Quando capirà, ti ho detto che non può magari in certe partite, specialmente con certe squadre, permetterti di giocare in un certo modo, non lo farà più. Per quanto mi riguarda, una fiducia incondizionata, cioè non vedo quale sia il problema. Cioè, poi noi contestazioni, l'anno scorso c'è stata la contestazione col signore di Torino a fine stagione, ma alla squadra non è mai stato detto nulla, gli si è sempre lasciati tranquilli, quindi non vedo perché iniziare a contestare Sottil. Poi a me personalmente una persona piace, finalmente uno cattivo, si arrabbia, urla, salta, è vivo, cioè c'è, quindi avanti Sottil, non c'è nessun problema, cioè, siamo tutti lì. C'è anche modo e modo di contestare, se ha senso è giusto contestarlo, però adesso no, non prima del derby, non dirgli di dimettersi perché non ha nessun tipo di senso, come non ha senso contestare Torri che gli si dice che fa gol inutili, ma è l'unico che segna, quindi ben venga, inutili o non inutili fa gol ed è l'unico. Non ha senso dire ad Artico che deve stracciare dei contratti perché non penso abbia quel potere lì, cioè, c'è modo e modo di contestare, se uno contesta con cose sensate possono farlo, noi non siamo d'accordo ma possono farlo, ma dire certe cose non ha proprio nessun tipo di senso, e per quello era, cioè il nostro comunicato voleva dire quello. Poi Sottil potrà far bene o potrà far male, per adesso fa meglio di Ezio Rossi e va già bene. Siccome viene sempre il nome di Rossi, l'insulto più clamoroso che si è sentito domenica è sei come Ezio Rossi, anzi peggio, che penso sia, che qua a Cuneo è vissuto come un affronto veramente incredibile, un po' particolare questa cosa anche. Sì, a prescindere dal fatto che io credo che una contestazione di tre tifosi non sia una contestazione di per sé, perché in giornali, sai, tu dici sempre giornalista terrorista, quindi cioè, non penso che oggi sia... Vabbè, erano comunque una stretta cerchia che al posto magari di ritrovarsi al bar a parlare di calcio si è trovata davanti lì, anche per magari per fare qualcosa di... magari per farsi vedere. Dio solo sa cosa succede. Non credo che ci siano critici calcistici qua in provincia di Cuneo tali da poter spiegare, suppongo, a Andrea Sottil come si mette una squadra in campo, a Fabio Artico come si fa il mercato. Io credo che ognuno debba fare il proprio ruolo, i tifosi sugli spalti a tifare e gli altri a lavorare. Poi si sa, in Italia ci sono 56 milioni di allenatori, ci piace a tutti farlo, però evidentemente se noi stiamo qua a raccontare le partite e gli altri le fanno, avremo delle capacità diverse, chiaramente. Detto questo, domenica c'è la partita con Imbra, un'altra squadra che purtroppo non vive un buon momento da inizio stagione, a differenza del Cuneo. Vero che le partenze delle due squadre erano su due binari completamente opposti, il Cuneo per fare l'alta classifica, il Bra per raggiungere la salvezza. Ecco, il Bra l'avete già affrontato in Coppa. Che partita vi aspettate? Perché c'è la sensazione nell'aria che sia un po' uno scontro decisivo per i due allenatori, perché Sottil è stato preso un po' in mezzo da queste critiche, eccetera. Dio solo sa se c'è anche qualcos'altro sotto, però comunque dobbiamo fare fronte a quello che diciamo noi, cioè a quello che sentiamo noi. Daidole invece, per una crisi dei risultati, pareva intoccabile, e invece alcune indiscrezioni pare che portino, ci siano già avvoltoi intorno che girano come nei film western. Ecco, che partita vi aspettate, che bravi aspettate, se sarà una partita più tattica, nel senso, oppure visto che si giocherà sull'emozione, se può essere una partita da batti e ribatti, contropiedi, via, come piace a te Uccio, magari un 8-7 pirotecnico. Diciamo un po', che partita vi aspettate? Vorrei visto che te sei un po' più quella, un po' più calda... Uccio quello più spettacolare, Bruno quello più più me
metodico. Facciamo una panoramica di come vi aspettate questo derby, il primo, ricordiamolo, nella storia della provincia di Cuneo a livello professionistico. Il derby è una partita a sé, cioè secondo me può essere che vinci a noi, possono vincere loro. Ma poi ti aspetti il Bra. Io il Bra l'ho visto contro la Torres e non mi ha impressionato, cioè vinceva e si è chiuso in difesa, non ha più fatto niente. Però giocano il derby, hanno tre giocatori nostri che giocano dentro, Galfreno perché è squalificato, quindi può essere anche che ci mettano l'anima solo perché sono contro di noi. In Coppa Italia comunque abbiamo faticato a vincerlo, quindi è il derby. Lo spettacolare non la vede così spettacolare questo derby. Secondo me, aspettate il francesismo, vinciamo noi. Sì, e basta che non finisce in pareggio, perché sennò voi avrete di che divertirvi lunedì. Ma secondo me vince il Cuneo contro la Scaramanzia, vince il Cuneo, vince Sottil. E andiamo avanti con Sottile e non stiamo a sentire il resto, quello che è anche fuori dalla panchina, dallo spogliatoio, da lì. Avanti con Sottile. No, mai. Possiamo soldare qualche pistolero per sparare gli avvoltoi, magari, eh? Ma no, io penso che sarà, è un derby, perché il derby sarà combattuto, sarà duro, sarà cattivo, ma verrà fuori la squadra più forte, no? Tecnicamente dovremmo farcela. Logicamente sarà una battaglia, ma le battaglie ci piacciono, no? Siamo mica qua per fare le barbe alle bambole, siamo qua per vedere calcio, vedere battaglie, giocare, e il primo derby bisogna vincere, perché quello di Coppa Italia lasciamo perdere, era una partita all'inizio, non fa stesto secondo me, e questo sarà molto, molto difficile, molto combattuto, e bisogna andarlo a vedere, giustamente, no? I derby bisogna andare allo stadio e vederli, giusto? Vorrei solo capire una cosa. Visto che il Cuneo fuori casa in grana e al Paschero non in grana, domenica come funziona? 2-4. Perché gioca fuori casa al Paschero, che è una cosa un po', diciamo, particolare, giocare fuori casa in casa, però diciamo prevarrà la maledizione del Paschero o si esalterà la trasferta seppur al Paschero? E non grattatevi tutti, perché diventa grave la cosa dopo. Chi vuole rispondere? Beccano sempre. Facciamo un tempo ciascuno, diciamo, diamo un tempo loro e poi noi secondo tempo li asfaltiamo. Noi i primi sono un po' tragici, i secondi un po' meglio, speriamo che sia così, dai. E qui bisogna solo sperare che vada tutto bene, dai. Speruma, come si dice. Sì, tra l'altro un derby che un mese fa sarebbe stato da segno 2, invece non è poi così sicuro, anzi sarà una partita molto strana poi il derby, vabbè, troppo è così. Ultima cosa, poi vi lasciamo andare e vi ringraziamo. C'è qualcosa di particolare in programma che i tifosi organizzeranno per questo derby? Magari riuscirete a fare un po' più di massa? Sì, tra l'altro, già entrare essendo formalmente in trasferta, però nel caso riusciste a entrare in qualche modo, ci si sta organizzando magari anche con i giovinotti della Torsida che sono un po' scomparsi, o niente, si andrà lì, si spererà di entrare e si proverà a far più casino possibile. Poi ovviamente faremo in modo anche di chiedere se quelli poi del Bra avranno qualcosa in particolare per una partita comunque storica, l'abbiamo già detto. Essendo contro qualsiasi tipo di richiesta, anche per far entrare striscioni, non faremo la richiesta per la coreografia, è ovvio. Non sappiamo neanche se riusciremo a entrare dove, sicuramente non in curva Vasco, e ci dispiace. Siamo un po' incazzati su questa cosa, che non ci ha dato la curva a noi, perché la nostra curva non è la loro. Porta il nome di un tifoso nostro e non loro, quindi. Però essendo in trasferta, non capiamo questa cosa della vendita libera a Matteotti e Monviso, a tutti quanti, perché essere mischiati comunque non è un bene. E quindi noi aspettiamo di sapere dove riuscire a fare il biglietto, dove entrare, se riusciamo a stare tutti insieme, già è tanto. Comunque canteremo come abbiamo cantato in tutte le altre partite, quello non abbiamo mai fatto mancare, però striscioni e altre cose noi le richieste purtroppo non le facciamo, quindi quest'anno hanno deciso che non fanno entrare neanche le bandiere, le pezze, quindi neanche gli accendini, come. Quindi infatti la curva è per quello che non è colorata, ci dispiace tanto anche a noi, però se non ci fanno neanche entrare una bandiera noi non sappiamo cos'altro fare.
Ecco, voi siete contrari appunto anche a tutto praticamente, siete dei bastian contrari, anche a me sono. Fa piacere saperlo. Ecco, ci sono delle limitazioni, come hai detto tu, per questa partita. Bruno sfoggia già il suo biglietto, quindi lui il derby lo guarderà seduto comodamente in Matteotti. In Matteotti, chiaramente sia i tifosi del Bra, sia i tifosi del Cuneo, perché il derby è bello anche se c'è gente allo stadio, ma non sembra che devo dirlo io, mi sembra che sia abbastanza logico, cari miei. Quindi andate a vederla questa partita e non mettetevi a smanettare di continuo per capire, a protestare se una cosa va o non va. Andate a vederlo per giudicare dal vivo. Stiamo andando contro i nostri interessi, perché il live lo leggete su idwtv.it al computer. Però, ragazzi, un derby è un derby. No. Chiara ha detto una castroneria clamorosa che è meglio non riportare. Quindi andate tutti a vedere questa partita, riempitela, e per chi non c'è, visto che ci sarà il pienone, quelli che saranno fuori, tac, sul tablet a vedere il live su ideawaytv.it, tac tac. Quindi adesso noi ringraziamo chiaramente i tifosi che sono venuti a trovarci qui in trasmissione. La vostra posizione è chiara, avanti con Sottil, chissà se la dirigenza ascolterà il vostro appello. Sicuramente il derby sarà un viatico interessante sia per Andrea Sottil sia per Fabrizio Daidor. Grazie mille a Chiara, Uccio e Bruno. Aspetta che Bruno vuole ancora dire una cosa, l'ultima, e poi Edward chiude. Allora, il solito appello di venire allo stadio, perché è un derby, perché bisogna tifare per il culo, perché bisogna anche svegliarsi un attimino e venire a vedere sto derby che sì, dovrebbe essere molto interessante. Io direi di tifosi del Cuneo, se possono venire in Matteotti sarebbe meglio. Facciamo sto appello lì, possiamo farlo? Anche voi? Ci sentiamo? Proviamo a dire, tifosi del Cuneo, se possono venire in Matteotti. E quelli del Bra se possono andare dall'altra parte. Così almeno abbiamo un minimo di visione dei tifosi, no? Tutto lì è forza Cuneo. Bene, allora aspettando di vedere dove i tifosi del Cuneo potranno assieparsi, sperando che non ci siano problemi all'ingresso, vi diamo appuntamento quindi al Paschiero domenica 14:30, Bra Cuneo.